Era il gran generale. Sono riuscito a malapena a salvarmi la vita. Non ho potuto salvare Loris quando il mondo è impazzito, è caduto e si è impigliato in una massa di ragnatele. Ho afferrato il suo quaderno e sono scappato, inciampando su ossa e ragnatele. Ho sentito urlare alle mie spalle e poi c'è stato un orrendo rumore di zampe. Ho sentito un dolore pungente al tallone, come se una bocca di denti aguzzi mi avesse azzannato mentre ruzzolavo. Ho applicato una pomata, ma continua a farmi male come un ustione. Devo riportare la mappa e il quaderno. Devo trovare un modo di fuggire da questo luogo malato. Il sentiero che abbiamo segnato è bloccato ovunque dagli spettri della nebbia. Ho trovato un momento di pace solo nelle cripte. Il suono di zampe si fa più forte, lo sento ancora. Mi sembra quasi sentirli sulla pelle. Troverò il modo di andarmene. Dopo aver riposato gli occhi. Solo un momento. Devo conservare l'energia e riposare la gamba. Devo riportare questi documenti al Gran Generale. Il mio dovere ho ancora un dovere. Reti portuali. Un bonus a XP. Niente, qua non si fa niente. Allora, vediamo. Potere d'attacco. Vabbè, ok. Una marea di robe, ma se l'ho da vendere e basta, ma non mi sembra che adesso poi tanto. Quindi comunque qua non c'è niente. Io prima tornando qua, quello che cercavo di fare io, visto che è il discorso dei era cercare di aspettare l'allineamento dei. Però non ero riuscito. Quando si allineano gli anelli di questo qua. Vediamo un attimo. Questo qua grande. Oh, malato. Magari c'è da guardare quello piccolo. Secondo me comunque c'era da guardare gli anelli, non i pianeti, perché i pianeti boh. Comunque me l'ha dato. Una collana verde. Qua invece cosa abbiamo? Alza parecchio. Questo forse può. Poi anche qua. Allora, alzi. Un bel 400 di vita, però perdi difesa magica, difesa, cioè anche lì non sai regolarti, no? Perché dici la difesa fisica e magica in teoria riduce di tot, no? Facciamo un esempio. Io ho 1500 di vita, ho 1500 di vita, ok, e subisco tot di danni. Però facciamo finta che ho, se avessi 1500, oppure se avessi 1300 ma una difesa che riduce all'80% i danni, è meglio avere 1300 con una riduzione all'80% che per esempio 1500 con la riduzione pari a 0. Faccio un esempio per esagerazione. Comunque 400 è parecchio, se lo usiamo come cosa non è male. Non so se mi spiego, no? Perché vorrebbe dire che ogni danno, addirittura ancora, e scendiamo ancora con la difesa. Beh, anche per esempio,
Dov'è che possiamo... Mi sa che non si vede da nessuna parte la roba di equipaggiamento. Boh, non so cosa dire. Per esempio, il rating, in teoria abbiamo 406, che corrisponde secondo lui un 5%, cioè poi tra l'altro non 5,1 ma 5%. Penso che tra parentesi ci sia il rating attuale, no? Perché non poteva fare la stessa cosa per la difesa? Rating 62, tra parentesi, cioè riduzione del... Non è che sia facile lo stesso calcolarlo, perché intendiamoci, siamo lì, è meglio 200 di vita in più o una riduzione del 5% di tutti i danni fisici, per esempio. Questa lì, con la calcolatrice a dire, boh, simuliamo una battaglia in cui riceviamo tot di danni, ogni tot di danni, questi danni vengono tutti ridotti del... È un casino. Però è una cosa che io... A me non piace, diciamo così, degli RPG. Specie quelli incompleti come questo, cioè che non... È rimasto qualcosa là. Non ti danno le informazioni. Te le danno in modo corretto e quindi non riesci ancora meno a capire... Ah, qua forse. C'è ancora meno a capire se serve, se è utile, se non è utile una cosa. 2 di 3, ok. Quello dei due fratelli. Fratello, hai mai sentito parlare del guardiano delle isole? Una figura possente e brutale, rabbia spettrale incarnata. Ho pensato a questa storia sin da quando un ragazzo è tornato da me spergiurando che aveva detto il vero. Ovviamente non potevo tollerare una simile insolenza, quindi l'ho scacciato dalla carovana. Se non mostra il coraggio di Noxus, affronterà da solo le nebbie. La notte mi sono allontanato dalla carovana con l'intenzione di far luce sulle sue parole, ma ho trovato qualcosa di veramente straordinario, la reliquia di un'antica civiltà. Avvolta in una stoffa, rilucente di un intarsio runico indecifrabile, ma soprattutto un pregevole pezzo d'antiquariato. Fratello, con questo riuscirò a riportare in luce la nostra famiglia, diventeremo l'invidia delle case nobili. O di quello che ne è rimasto a popolazione del traditore. Ti scriverò di nuovo tuo fratello Regina. Poi diciamo che se le informazioni fossero più chiare, può anche starci che tu vai, come dire, così a naso, nel senso, boh, mi sembra che più che altro è sempre un discorso di pianificazione. Facciamo un esempio. Se io dividessi le zone, qua è un po' un discorso di game design. Se io dividessi le zone con in cui c'è una prevalenza di caster magici, per esempio, come in realtà anche qua volendo ci sono caster magici, allora magari dici, ok, ho due equipaggiamenti, magari mi alzo tutta la difesa magica più possibile. Faccio un esempio, no? Un po' come... È un po' come il discorso delle debolezze agli elementi. Ci sono giochi che puntano sulle debolezze agli elementi, ma poi dopo, come dire, magari ti trovi avversario contemporaneamente con tanti elementi diversi che quindi non puoi neanche specializzarli, no? Cosa interessante in un RPG dovrebbe essere questo, un po' la gestione, no? La gestione anche dell'equipaggiamento stesso, in cui appunto magari, non so, punti su alcune statistiche, non su altre, ma in base chiaramente ai nemici, alla zona o volendo ai boss che devi affrontare. Quando lo affronti la prima volta, vedi che dici. Questo, per esempio, succede. Ah, sì, in teoria, in Monster Hunter, per esempio, può succedere questo perché se vai a affrontare un certo nemico ti conviene. Però così, cioè, da quel punto di vista lì, è più un RPG serio, un Monster Hunter, che per esempio questo. Perché sennò allora le statistiche non me le fai. Io infatti nei giochi che ho sempre pensato che avrei voluto fare, ce ne sono un paio che io considero, potrebbero sembrare di RPG, ma io considero appunto delle avventure dinamiche in cui per esempio in uno il protagonista acquisiva i poteri non per dei livelli, ma per dei step raggiunti nella storia. Per
in un certo momento della storia tu acquisivi nuovo potere, perché c'è anche quasi una spiegazione, un background. Se non sto qui a spoilerare, anche se non lo farò mai quel gioco lì, ma a un certo punto questo qua acquisisce proprio il potere di, come dire, arrampicarsi sui muri, tipo un po' Spider-Man, no? Ma stiamo parlando di una roba onirica, medievalizzante, cioè una cosa molto, un gioco molto particolare. Il protagonista è un alchimista, quindi, però siccome la realtà si confonde col sogno, diciamo che lui sembra acquisire questa cosa, poi dopo che l'abbia acquisita davvero è un altro discorso. Però lo acquisisce, ma vi racconto questa scena, vedendo se stesso, a un certo punto esce di notte in quella specie di monastero, vede se stesso da lontano, che appunto si arrampica sulle pareti. A quel punto lui acquisisce il suo potere, ma è appunto lì è uno dei primi momenti in cui c'è un dubbio su cosa è vero, cosa non è vero, sulla realtà. Quello che voglio intendere io è che non ci sono statistiche. Io piuttosto preferisco, cioè, se mi devi fare le statistiche, gli equipaggiamenti, cioè, allora me la fai bene, mi fai tutte abilità che contano, mi fai tutti equipaggiamenti che contano, ma che sono situazionali, perché sennò è inutile, basta mettere su quello più bello, quello più potente. Non so se mi spiego. Sta tutto lì poi la difficoltà di un RPG, no? Dal punto di vista del design, sta tutto in queste cose qua, nelle statistiche, nel looting, nel... E quanti ci riescono? A parte quelli magari basati su sistemi già fatti, per quindi, i Baldur's Gate, cioè su sistemi che sono stati studiati negli anni. E sono dei tabletop, quindi cioè derivano da giochi di ruolo. Se no, in realtà, questi sono linkati, vabbè. Però sei gentile, vieni qui. No, e l'ho girato. Ma vabbè, ok. Faremo velocemente. Allora lì ci sono un po' più dietro dei calcoli molto complessi, insomma lì. Però anche lì, dopo non bastano le statistiche, ma appunto ci deve essere anche una pianificazione dei nemici che incontri. Insomma, sono cose molto complicate, ma sembra che tutti si improvvisino. La prima bomba nebulosa etichettante a 3 cariche, quindi prima quello lì, dai. Ancora il dubbio anche questo qua di farlo o non fa. Questi sono sempre anche discorsi di debuff. Ha senso fare debuff invece che fare un debuff che ha tot tick? Non ha senso invece dargli il colpo mazzata che fa 200 di danni, invece che per esempio non so, metti su un debuff che fa meno danni ma in 3 turni. Puoi usarlo questa roba se magari è perché poi ti concentri su un nemico, quindi vai su uno e sull'altro vai avanti intanto a fartene un altro. Però sempre cosa che a me dico, ma sarà davvero così o è meglio andare giù di forza brutta e basta, no? Ripeto, capisco benissimo che sia difficile pianificare un sistema che funzioni, ma sarebbe lo scopo principale del tuo gioco. So. Come per esempio in questi giorni stavo facendo la serie su Nobody Saves the World. La prima volta, non so, non sarò in vena io, magari ci ho anche pensato, sono io che non sono in vena. Infatti ho dichiarato sin dall'inizio della serie che volevo farlo conoscere e basta. Ho provato a dargli delle chance, sono arrivato all'episodio 8 e ho mollato. E mollo, ve lo dico già, è l'ultimo episodio che ho fatto. Perché? Oh, non c'è niente. Cioè, alcuni giochi del passato che io ho mollato, li ho mollati perché ho questo problema con la lucidità che si sarà visto anche in questa serie dovuta... Prima, allora, all'alimentazione, una semplificazione. Io faccio un'alimentazione chetogenica e ho una perenne, persistente, che non riesco a far passare, influenza chetogenica si chiama. Un discorso lungo. Fatto sta che non sono mai lucido e a volte ho proprio delle crisi in cui divento veramente ancora meno lucido.
Però a parte questo, cosa che volevo dire? Volevo dire che comunque mi sono appunto perso. Ecco, no, volevo dire che alcune serie nel passato magari le ho abbandonate non per mia volontà, ma perché appunto non stavo abbastanza bene. Poi usciva una novità, provavo a iniziare da quelle nuove e rimanevano sospese quelle vecchie. Al di là che ci sono streamer che non completano mai le serie a volte. Ma fanno solo vedere, fanno solo prove di gioco. Perché in realtà YouTube premia le serie brevi, non premia le serie lunghe. Questo è un discorso a parte. Però io non le ho piantati. Quando li ho piantati, sostanzialmente è solo per questo discorso qua. Cioè, ero arrivato a un punto di difficoltà di qualche tipo. Sono uscite delle novità, sono passato le novità in cerca appunto magari anche di iscritti. Invece, Nobody Save Wars, gioco a 80 o 81 di media sui siti, quelli aggregatori di votazioni. È la prima volta che gioco a un gioco Ricredete che mi furbo, annoia, eh? cioè non mi dice assolutamente nulla quel gioco lì. E gioco, la storia non c'è. Dialoghi, è divertente, boh, parli con due righe, con dei NPC. A vanvera a casa per la mappa, non c'è un vero obiettivo. Dopo 4 ore rotte di gioco, sì, c'è questa calamità, ma non è. Quindi la storia non è. Non acchiappa per ora. Non mi ha acchiappato. Soprattutto il gioco è 90% del tempo combattimenti contro sciami di mostri. Il problema è che il combattimento è una palla. Non che questo sia voluto, abbiamo già visto i limiti mille volte, ma infatti non è un capolavoro. Sto giocando perché è un. Nonostante tutto voglio andare avanti. Però quello che volevo dire è questo, se il gioco, come anche in questo caso, cioè tu come designer devi capire su che cosa è basato il gioco, quali sono le cose che fai più in quel gioco. Se è la storia deve essere interessante, se sono i dialoghi, allora i dialoghi, se sono i combattimento, se sono i puzzle, se sono. A parte che dovrebbe funzionare tutto insieme il gioco, ma comunque se il 90% del tempo lo passo a combattere e il sistema di combattimento è una schifezza, cambia lavoro. Questo voglio dire, no? Cambia lavoro. Quindi Nobody Save Wars è 90% del 95% del tempo che l'ho giocato combattimenti noiosissimi, noiosissimi di un piattume totale. Fermi, non ci Quindi stavo metterò parlando di game troppo. design, no? Dicevo, quindi bisogna considerare questo. Quando tu fai il game design devi ragionare minimo sulle basi. Poi dopo aggiungi layer di complessità, no? Come dicevamo prima, se vuoi fare addirittura un RPG, perché adesso fanno tutti i RPG, ultimamente anche su Steam sto vedendo che stanno uscendo un sacco di. Poi vanno le mode, no? È uscito le Slave e Spire, allora un sacco di roguelite con le carte. Slave Spire ha avuto successo e ha fatto i bivi, allora tutti imitano la storia dei bivi, no? Vado di qua, c'è i combattimenti difficili, vado di là, c'è il tesoro, eccetera, eccetera. Adesso stanno uscendo un sacco di. Anche a livello amatoriale sono usciti molti RPG tipo Fallout, ce ne sono diversi, uno si chiama Atom RPG, ma ce ne sono diversi, hanno anche buoni voti. Però, cavolo, tu come indie la prima cosa che ti devi cimentare è fare un RPG. Questi che sono al secondo loro gioco, abbiamo visto che comunque problemi seri. Perché? Perché non è mica il gioco più facile del mondo, non è il genere più facile del mondo, ma fai un'avventura piuttosto, fai qualcosa di più semplice. Oppure anche gli action RPG, anche quelli, sappiamo che anche Diablo 3 è uscito, ma all'inizio tutto il sistema di looting, eccetera, è stato malmenato per questo. E tuttora non so quanto sia migliorato, ma resta sempre che, come ho detto in altre occasioni, tu giochi a Diablo, ma sai benissimo che le vere build effettive in cui mettere le rune migliori, eccetera, sono sempre poche. Quindi cioè, sono sempre lì un altro dei tanti grossi fallimenti, a parte le statistiche, eccetera, sono queste cose qua. Cioè, darti 8.000 abilità, poi quelle che funzionano, cioè quindi ti do 50 cose, ma Non quelle che ho tutto il funzionano davvero sono giorno. 10. E allora cosa me ne andate a fare gli altri? A parte magari che uno, sì, in quel caso con Diablo potresti dire, beh, fammi fare una build scarsona come sfida. Va bene, perché un action RPG è rigiocabile,
e quindi ci può stare, ma in un RPG invece lineare, in cui tu hai una storia, in cui tu dici devo arrivare dall'inizio e finirlo e basta, non ti cimenti in cose che non funzionano, no? Secondo sto me finendo la pazienza. Cimenti quelle che funzionano, cioè usi quelle che funzionano. Comunque dai, ho voluto dire quello che fare questa riflessione. Sapete che insomma, avrei voluto fare il game design a grande, quindi ogni tanto spero di trovare gente appassionata come me, che quindi per esempio c'è uno streamer italiano famoso che è Sabaku, che lui invece parla 10 volte più di me, per esempio. Non se lo secondo me poi dipende dal gioco, chiaro, se giochi a Doom non è che ti metti a parlare con Doom, questo però è un gioco che lascia, se no a turni lascia anche il tempo di aprire delle parentesi che secondo me hanno anche un po' che fare. Come qua dicevo, tu fai tutta una sessione molto lunga, il mana lo finisci, che fai? Poi, per esempio, lei appunto ha pochissima mana, meglio usare a sovraccarico, ma soprattutto è utile anche avere i suoi tentacoli, quindi vedi che sembra che tu devi andare mille volte a usare le cose base perché devi avere i tentacoli, cioè alla fine il giro è sempre quello, no? Quindi tu mi dai tanta abilità, ma sembra sempre che sei incastrato in quelle base, sostanzialmente. E tipo qua abbiamo 20 adesso, ok, tra l'altro questo qua vuole proprio attaccare a me. Ovviamente un Irici che era il debuff, no? Di danni al 50% per 30 turni, per 3 turni. Comunque abbiamo uno scudo, quindi non c'è. Abbiamo 20, potremmo anche fare attacco in corsia, vediamo. E poi abbiamo messo anche la sproporzione, no? Cioè così può questo che cura tutti, sì, di uno sputo ed è una lunghezza incredibile. Di guarigione, abbiamo un combattimento anche dopo e in teoria poi può stare. Allora, su di lui abbiamo fatto quello, abbiamo 20 sovraccarico. Dunque, 286 più 143. Attacchiamo. Colpo in canna. Attacchiamo comunque con lei. Prendo quelli loco. Così siamo più sicuri di spazzarla via. Centro. Ha spazzato via anche il secondo. E anche un quarto su lui. Ok, resta questo. Niente. Ma com'è? Come se l'ultimo colpo però avrei dovuto colpirlo. Sono un po' impresso a questo sistema di combattimento. Allora,
due Eloy e uno... Diciamo che si prende i danni Eloy. Disabilitiamolo almeno uno. Facciamo i danni, va? Questo è un sacco di vita. Vale la pena aspettare un po'. Cioè, vedi, lei è rimasta a 30 adesso. Non, perché comunque anche la provocazione sono 10. Quindi più o meno ci giri intorno, ma ti abbassa. Dieci, 75. Può colpire tutti. Attaccare lui e facciamo quel colpo là con quello sovraccarico, lo facciamo. Posso sentire la paura. Teniamo provocazione. Facciamo una cura. Abbiamo 20. Prima attacchiamo questo, poi attacchiamo quello là. Facciamo l'attacco al tizio in mezzo tramite due attacchi laterali. Serve più pratica. È ora di darci un taglio. Quindi diminuiamo. Ora vuole attaccare le O, non si capisce bene. Sembra questo, vuole attaccare la OI. Facciamo questo. Vi conviene impegnarvi molto più di così. Ho fatto.
ce l'hanno tutti. Facciamo questo. Ho una buona sensazione. Colpo e via, dicevo, ce l'hanno tutti, quindi. Buono. A chi tocca ora? Vorresti tenerlo quasi in vita per... E lei è rimasta senza mano. C'è poco da fare. Facciamo i danni. Potremmo fare la cura. Forse hai bisogno di riposare. Non farò su prima, ma... Però ci da recuperare la vita. Ottengo sempre ciò che voglio. Successo. Letteralmente ci fa fare tutto il giro. È un imbroglio, cioè. L'ha fatto vedere qua, ma... Non era lì.